abbracciare la sofferenza, uscire da se stessi. La giornata nazionale dell'unità si giunge alla 22esima edizione, una due giorni, 16-17 marzo, in tutte le piazze italiane, ed è un momento importante per questa associazione che, come tutti ben sappiamo, accompagna i malati a Lourdes e nei santuari mariani. Diamo il benvenuto al vicepresidente nazionale dell'Unitalsi, Sabatino Di Serafino, in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Grazie per averci invitato innanzitutto. Grazie come sempre a voi per la disponibilità. Allora, avete scelto quest'anno per la giornata nazionale 16-17 marzo la pasta. Come avete scelto questo simbolo? Ma la pasta vuole essere un rimando al chicco di grano, no? Vuole essere un rimando evangelico innanzitutto per quello che significa la morte del chicco di grano, ma soprattutto vuole essere anche un segno concreto attraverso il quale il grano si trasforma in pasta e la pasta può essere nutrimento. Perché non dimentichiamolo che il sostegno alle persone passa anche per dei gesti concreti, quali quelli che l'Unitalsi vuole offrire in questa giornata nazionale, ossia un cofanetto di pasta. Ecco, chiunque appunto verrà a trovarvi in piazza nelle oltre 260 sottosezioni diffuse in tutta Italia contribuirà a sostenere dei progetti importanti. Li vogliamo ricordare, vicepresidente? In apertura di collegamento è la società. Purtroppo abbiamo purtroppo non la sentiamo bene, abbiamo qualche problema di collegamento. Facciamo così, vediamo di ripristinare, altrimenti chiedo alla regia di fare un collegamento telefonico, tanto abbiamo le immagini a supporto, così riusciamo ad ascoltare meglio quello che ha da raccontarci il vicepresidente nazionale dell'Unitalsi. Quindi ecco, giusto il tempo di chiamare. Tu sei mai stato a Lourdes? Non sono mai stato a Lourdes, no. Però l'esperienza dell'Unitalsi è un'esperienza che non vivendola direttamente, insomma, avendola conosciuta di striscio, no, come si suol dire, è un'esperienza che penso essere davvero molto molto significativa. Noi abbiamo raccontato anche, Paola, ricorderai, qualche giorno fa l'arrivo della Madonna di Lourdes qui a San Giovanni Rotondo. Davvero sono rimasto impressionato da quell'affetto, quella cura anche nel portare una semplice statua, no? Perché certo, comunque rappresenta un luogo importante che è appunto il santuario di Lourdes, e davvero le persone aderenti all'Unitalsi lo facevano con una delicatezza e con una dovizia di particolari, ecco, passami questa espressione, che davvero mi ha molto, molto colpito. Poi tu l'hai frequentata Lourdes, quindi sì, penso che concorderai con me. È un luogo davvero del cuore. Abbiamo l'ospite, quindi abbiamo appunto il vicepresidente nazionale dell'Unitalsi. Allora, come dicevamo, Di Serafino, ci racconti quali progetti state portando avanti? Ma dicevo poc'anzi, Unitalsi non è solo un'associazione che accompagna le persone in difficoltà nei pellegrinaggi, nei santuari internazionali, e a Lourdes in particolare, non possiamo non ricordarlo, ma è anche un'esperienza di carità diffusa sui territori all'interno delle diocesi italiane, e quindi porta avanti anche importanti progetti di prossimità e di solidarietà. E ne ricordo uno che è quello che ci sta particolarmente a cuore, ed è il progetto dei piccoli, un progetto che da molti anni vuole essere una risposta a quelle famiglie in difficoltà che hanno bambini con problemi fisici e che devono essere ospitati negli istituti pediatrici dei grandi centri, che sono prevalentemente in tutto il territorio nazionale. Quindi la giornata nazionale vuole essere anche uno strumento attraverso il quale i doni ricevuti possono essere messi a disposizione di questo progetto, così come ad altri progetti che in questo momento, penso ad esempio ai progetti verso i bambini che sono in Terra Santa, terra
come tutti sappiamo, che in questo momento soffre ulteriormente. E quindi il nostro vuole essere qualcosa di più di un'esperienza fondamentale, fondante, qual è quella del pellegrinaggio, può essere anche un'espressione di carità all'interno della vita comune, di quella che viviamo, di vicinanza, dicevo prima, di prossimità nei confronti di chi è più rimasto indietro, chi soffre anche la difficoltà di andare avanti, deve fare i conti con la vita, che spesso ci riserva anche esperienze quali quelle della malattia, della solitudine. E in questo mondo, nella discrezione, con un sentimento di partecipazione viva alla vita di chi è in difficoltà, vuole inserirsi e si inserisce da più di 120 anni il cammino dell'Unitazzi. Lei ha parlato di pellegrinaggi e allora dal 1 aprile partiranno proprio i nuovi pellegrinaggi Unitalsi che coinvolgeranno alcuni dei santuari ovviamente più noti a livello italiano ed europeo come Lourdes, Fatima, Santiago di Compostela, Loreto ma anche Pompei. Ecco, insomma, parte questa nuova stagione così importante. Sì, in ultimo non vorrei non ricordare anche San Giovanni Rotondo. Assolutamente. Se volessimo rimanere in tema. Certamente la stagione dei pellegrinaggi è la stagione che ripropone Unitalsi anche quest'anno, pellegrinaggi che avranno come destinazione principale Lourdes e che si avvieranno proprio l'indomani del giorno successivo, la Pasqua, il Medì dell'Angelo, e poi andranno avanti fino alla conclusione della stagione che si avrà con la celebrazione del pellegrinaggio nazionale l'ultima settimana di settembre. È un'esperienza che si rinnova, un'esperienza che vogliamo sia tale sia per coloro che già hanno fatto un cammino con Unitalsi all'interno delle nostre sezioni, delle nostre sottosezioni, ma è anche una proposta a chi in qualche modo vuole conoscere la realtà degli Unitalsi. Quindi l'essere in questi, la prossima fine settimana sulle piazze italiane vuole essere non solo la raccolta di fondi per sostenere i progetti, ma vuole essere anche un modo per uscire dai nostri contesti, quelli a noi usuali, quelli che sono propri, diciamo, della Chiesa, per condividere la sostanza, il carisma di un'associazione che fa della carità operosa da sempre la sua ragione di vita. E allora ricordiamo, l'Unitalsi sarà in piazza domani e domenica, sarà anche una giornata di quasi primavera, vicepresidente, quindi sicuramente non ci saranno scuse per non uscire di casa, per fare una bella passeggiata. Troverete l'Unitalsi in piazza, nelle varie sottosezioni, sul sito unitalsi.it tutte le informazioni per la 22esima giornata nazionale per un gesto di bontà. Grazie a Sabatino Di Serafino, vicepresidente nazionale dell'Unitalsi. E ringraziamo voi tutti. Grazie mille vicepresidente. Allora adesso Paolo andiamo ancora una volta in pubblicità perché è pronto un altro ospite, parleremo di aree interne, lo faremo con un altro vicepresidente, questa volta delle ACLI, parlando appunto di aree interne, spopolamento e di come questa realtà dell'emigrazione verso i grandi centri urbani sta un po' facendo perdere quella che è la spina dorsale sociale, economica e culturale del nostro paese, ma ne parleremo subito dopo la pubblicità.